Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina. Oggi prepariamo insieme i baci di luna. Gli ingredienti che ci serviranno per il momento sono le nocciole, la crema spalmabile e il cacao. Iniziamo andando a tritare le nocciole. Potete farlo anche a coltello. Io per velocizzare userò un cutter. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Non dovete tritare le nocciole troppo sottili. Le andiamo a mettere nella ciotola. Uniamo la crema spalmabile. Andiamo quindi a mescolare. Aggiungiamo anche un cucchiaio di cacao. Io sto riducendo le dosi perché ne sto facendo di meno rispetto alla ricetta. Questo è il composto che dobbiamo ottenere. Ora lo copriamo e lo lasciamo riposare in frigorifero, più che riposare, indurire in frigorifero per una mezz'ora, oppure 10 minuti in freezer. Nel frattempo ho trito il cioccolato che poi andrò a sciogliere a bagnomaria. Dopo mezz'ora in frigo il nostro composto si è indurito. E quindi in questa ciotolina ho messo un po' d'acqua, mi inumidisco leggermente le mani, non troppo. Prendo un po' del nostro composto e vado a realizzare una pallina. Le mie sono di 10 grammi circa. Con le mani umide vedrete che è facilissimo. E le mettete su carta forno e continuate così fino ad esaurire tutto il composto. Con un po' di cioccolato fuso andiamo ad incollare la nocciola intera sul bacio. Così. E aspettiamo che si solidifichi. Finita questa operazione, andiamo a sciogliere il cioccolato fondente per intingere i baci. Nel frattempo, se volete velocizzare questo processo, mettetelo in frigorifero. Nel frattempo sciogliamo il cioccolato fondente a bagnomaria. Potete utilizzare anche il cioccolato bianco se volete. Andiamo a ricoprire ogni bacio col cioccolato fondente. Facciamo cadere la cioccolata in eccesso, battendo leggermente, e quindi li riponiamo su carta forno. Dopo averli ricoperti di cioccolato, li lasciamo asciugare. I nostri baci sono pronti, il cioccolato si è asciugato e vi faccio vedere come li confeziono. Io li confeziono così, con queste cartine colorate, ma potete naturalmente anche confezionarli con della semplice carta stagnola. Io ho trovato queste in commercio e faccio con queste. Mettiamo il bacio a testa in giù, così, e andiamo a richiudere. Ed eccolo qui. Ciao!
Ciao a tutti e grazie per aver seguito anche questa video ricetta. Alla prossima, ciao!